Treviso, in studio Massimo Bonella per il notiziario Istria. Oggi iniziamo dunque con le notizie. Avete sentito l'anticipazione all'interno della trasmissione Spazio Aperto condotta da Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Dunque entriamo nel vivo all'ora del nostro notiziario in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Dunque, Slovenia. In occasione della riunione del Comitato di Coordinamento dei Ministri Italia-Slovenia a Brdo, presso Cani, per i 25 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Slovenia, il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, onorevole Angelino Alfano, ha incontrato i rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana della Croazia e della Slovenia. Alfano ha manifestato anche in questa sede, come già a Pola e a Umago nei mesi scorsi, il grande interesse che l'Italia riserva alla comunità nazionale italiana per l'importante ruolo di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura italiana in questi territori. Presenti all'incontro il deputato della Comunità Nazionale Italiana alla Camera di Stato slovena, onorevole Roberto Battelli, il presidente dell'Unione Italiana e vicepresidente del Sabor croato, onorevole Furio Radin, il presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Trembul, e il segretario della Cancostiera, Andrea Bartole, in rappresentanza del presidente Alberto Sceriani. Al ministro è stato infine consegnato un memorandum sulle principali questioni della comunità nazionale italiana. Sissano. Si è svolta questo lunedì presso la sede della comunità degli italiani di Sissano la nona seduta ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana. In primo luogo, all'unanimità, è stata approvata la mozione del consigliere di Fiume, Laura Markiges-Znikic, a sostegno dell'iniziativa per la reintroduzione del bilinguismo visivo nella città di Fiume. Dopo aver approvato i bilanci consuntivi per l'anno d'esercizio 2016 e i piani finanziari di lavoro per il 2017 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, dell'Edite, della Società Finistra SRL e dell'AIA di Capodistria, si è passati all'elezione del Presidente e gli altri due membri del Comitato dei Garanti d'Appello e di Controllo dell'Unione Italiana. Delle due liste di candidati è stata scelta a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta quella formata da Floriana Bassanese Radin, presidente di Umago, Claudio Stokovac, sindaco di Grosignana, e Davide Giugno di Pola. Infine è stato avviato il dibattito circa le proposte di modifica dell'attuale Statuto dell'Unione Italiana, che si è concluso con la decisione di aprire una finestra temporale di 30 giorni per consentire a tutti i membri della comunità nazionale italiana in Croazia e in Slovenia di inviare le proposte di modifica alla Presidenza dell'Assemblea. Veniamo a Rovigno. Il settore educazione e istruzione dell'Unione Italiana organizza quest'anno a Rovigno, in collaborazione con la scuola elementare italiana Bernardo Benussi, venerdì 13 ottobre presso il Teatro Gandusio, la nona sezione dei colori dell'autunno, giornata di studio interdisciplinare con percorso didattico integrato per gli allievi delle terze classi delle scuole elementari italiane della Croazia e delle quarte classi delle scuole elementari italiane della Slovenia. All'evento sono previsti oltre 300 alunni accompagnati da circa una trentina di docenti. La manifestazione è finanziata con i mezzi che lo Stato italiano destina alla comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia. Parenzo, ha avuto luogo questo sabato a Parenzo presso il villaggio sportivo Zelena Laguna, la 26esima edizione dei Giochi delle Comunità degli Italiani della Croazia e della Slovenia, organizzata dal settore sportivo dell'Unione Italiana. Oltre 400 partecipanti, in rappresentanza di 24 comunità, si sono sfidati nelle diverse discipline in programma: calcetto, pallavolo, tennis, tavolo, bocce, tennis e scacchi. I giochi hanno preso
avvio già dalla mattina, dopo i saluti iniziali del presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremol e del titolare del settore sportivo Daniele Schumann. Presente anche Sergio Del Ton, figura di riferimento per lo sport della comunità nazionale italiana. L'evento è stato realizzato grazie al sostegno finanziario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L'Unione Italiana, in collaborazione con la scuola di informatica Ivora o Ivora, ha presentato la scorsa settimana presso la Scuola Media Superiore Italiana di Fiume il nuovo corso informatico per webmaster destinato ai connazionali. Il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremol, assieme al segretario di giunta Marine Corva, hanno presentato il corso agli alunni dell'indirizzo scientifico-matematico. Si tratta di 300 ore di lezioni in cui si forniranno ai ragazzi le competenze informatiche necessarie all'inserimento nel mondo del lavoro, certificate da un diploma riconosciuto dal Ministero della Scienza e dell'Istruzione della Repubblica di Croazia. Anche questo corso è finanziato con i mezzi che lo Stato italiano destina alla comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia. Abbiamo ancora, credo, tempo per una notizia. Dunque, abbiamo a Capodistria il Consolato Generale d'Italia a Capodistria, vi invita all'evento di inaugurazione della 17ª settimana della lingua italiana nel mondo, dal titolo L'italiano al cinema, l'italiano nel cinema, presso la sede della comunità degli italiani Santorio Santorio e in collaborazione con la stessa sabato 14 ottobre alle ore 18 avrà luogo la proiezione del film La Luna su Torino, alla presenza del regista Davide Ferraio. Di seguito il programma completo della 17ª settimana della lingua italiana nel mondo a Capodistria, da lunedì 16 ottobre a mercoledì 25 ottobre. Lunedì 16 ottobre alle ore 12.30 presso l'Università del Litorale, Sala Maestral 1, e in collaborazione con la stessa presentazione dell'attività culturale del Consolato Generale. Bene. È tutto per questa edizione del notiziario Istria Oggi, andato in onda qui dalle frequenze di Radio Saius TV, con tutte naturalmente le emittenti radio online collegate a reti unificate, emittenti online che sono a taglio locale, ne ricordo alcune, Radio Favaro Veneto dal Nord-Est, dal Centro Italia, Radio Val di Chiana, Radio Reno Web, Radio Isso, eccetera. Si conclude qui questo notiziario andato in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, in studio Massimo Bonella, che ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi lascio ora alla nostra programmazione. Radio Saius TV è linea diretta con informazioni.